Salve a tutti amici, un saluto dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua ragazzi, oggi facciamo una disamina di una scheda di allenamento di una palestra, di una qualsiasi palestra. Ovvero, questa è una scheda di allenamento che mi ha mandato mio cugino che si allena qua in Abruzzo, non vi posso dire dove, e fatta dall'istruttore di questa palestra. Allora ragazzi, già quando vedo le schede così precise e così elaborate mi fa capire come se fossero prestampate da qualche programma fatto ad hoc, non mi piace. Io preferisco le schede fatte di pugno davanti all'atleta su specifiche dell'atleta. Comunque, non sta a me dire se le cose sono giusto o sbagliate, ragazzi, io dico la mia idea. Io credo che in palestra, al di là di tanti altri settori, vale la regola del funziona e allora va bene. Se voi prendete 100 istruttori fitness, fanno 100 metodi diversi e magari funzionano tutti a 100. Chiaramente avete visto le mie schede, state vedendo i miei allenamenti, quindi potete prendere visione di quello che è il mio metodo, che ha sempre funzionato su di me e sugli altri. Non devo criticare gli altri, io vedo questa scheda qua e vi dico cosa ne penso, perché non mi fa impazzire più di tanto. Voglio essere molto sincero, ragazzi, voglio essere molto sincero. Quindi, come al solito, prima di partire col video vi dico: iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Allora, qua praticamente si dice di partire con la cyclette, quindi 5 minuti a 5,5 di velocità. Qual è il primo problema di questa cosa? Che 5 minuti di riscaldamento e inizio allenamento fanno ben poco. Io sono più per almeno 10 minuti e non a 5,5. 5,5 di velocità, ragazzi, è una velocità abbastanza folle. Cioè, se pensate che una velocità standard è sui 3, 5,5 di velocità è abbastanza una velocità probabilmente esagerata per quello che è l'inizio dell'allenamento. Comunque, può darsi che si riferisca alla velocità della cyclette su una scala che ha la cyclette noi non conosciamo, perché se fosse 5,5 inteso come 55 all'ora è folle, non credo. Però sostanzialmente ragazzi, il ritmo è alto, lo vediamo anche dai battiti, un ritmo abbastanza alto per un riscaldamento. Io vi dico, o vi fate la cyclette alla fine, però andate un po' a spompare tutti i muscoli che avete pompato, oppure ve lo fate all'inizio, 10 minuti proprio per irrogare il corpo di, diciamo, di sangue nella completezza, e poi essere più caldi per l'allenamento. Però va bene, questo è un metodo alternativo al mio, posso essere anche d'accordo. Poi si parte con l'allenamento vero e proprio. Si parte con la panca orizzontale. Si parte con la panca orizzontale, va bene, perché è un esercizio che scalda bene tutto il pettorale, quindi è sicuramente un attrezzo adeguato, sono d'accordo, anche nelle ripetizioni, 3x10, 8x6, un minuto di recupero è un po' esagerato, un po' troppo corto, io metterei 1,5 minuti, soprattutto perché questa è una scheda, diciamo, per principianti, per gente sicuramente non avanzata, è un po' poco un minuto di recupero, ci vuole un po' di più, però qua sono d'accordo. Non sono d'accordo tanto col terzo esercizio, che vediamo che Matrix, cable qua. Vabbè, però presumo siano le croci ai cavi. Esercizio che secondo me per uno che inizia non è adeguato. Io metterei croci coi manubri, perché è giusto che uno all'inizio che si inizia a allenare deve prendere equilibrio con i manubri. Le croci al cavo, ragazzi, sono già esercizi e per la definizione e per uno che già è avanzato come livello. Quindi non mi fa impazzire come esercizio. 3x10, boh, non è proprio l'ideale. Poi c'è la panca inclinata con i manubri. E qua va bene, sono contento, è un buon esercizio, che io metterei al secondo posto, e lo vedete, io lo metto al secondo posto, sia con i manubri che col bilanciere. È un esercizio importante che fa tutta la parte alta del petto, ma comunque lavora il petto nella totalità. È chiaro che 3x10 no, hai iniziato a fare il metodo piramidale, lo devi proseguire con gli altri esercizi. Che mi rappresenta fare un esercizio metodo piramidale, un esercizio no? Qua è un esercizio classico che si dovrebbe fare col metodo piramidale per poter aumentare gradualmente anche la forza e la potenza. Quindi invertirei questi due esercizi e fare le croci con i manubri. Dip! Beh, ragazzi, il dip è un esercizio molto 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 elaborato e complicato. Se non avete un minimo di forza, un minimo di avanzamento col dip, vi fate male. Perché? Punto primo, per farlo bene il dip dovete avere la forza di sollevare il vostro corpo, e uno che inizia a fare palestra non ce la fa.
Chiaramente qua c'è anche la pedana sotto. Farlo con una pedana che ti permette di risalire più facilmente è un esercizio nullo, a quel punto ve lo sconsiglio. E capisco che lui abbia messo il dip anche per iniziare a lavorare i tricipiti, visto che dopo inizia a lavorare i tricipiti, però non mi fa impazzire, ragazzi, sono molto sincero. Secondo me bisogna inserire il dip già una volta che il corpo è abbastanza lavorato. Quindi se voi non sapete cos'è il dip, andatelo a vedere, un esercizio dove c'è bisogno di forza, concentrazione, equilibrio nel tenere i gomiti più stretti possibile. A quel punto un avanzato, se gli vuoi far fare un esercizio del genere, gli fai fare la panca orizzontale col bilanciere a presa stretta, è più semplice del dip e rischi di farti meno male. Non capisco neanche il numero di serie, 3 per 8, 10, 8, 6. Il dip è un allenamento che si fa prevalentemente a corpo libero. Ed è buona cosa fare 3x10, 3x8, fare sempre le stesse ripetizioni, perché tanto che tu vari le ripetizioni, il peso è sempre quello, ha poco senso. Quindi, non lo so, per una scheda, diciamo, da principiante, il dip è un esercizio troppo esagerato. Vediamo il push down, tricipiti al cavo, classici tricipiti al cavo, come li chiamo io, non mi piacciono i nomi in inglese. Sì, ragazzi, è buono come esercizio, perché i tricipiti al cavo è uno degli esercizi più importanti e che si può fare sia in massa che in definizione. Però è solo un esercizio per i tricipiti. Sì, voi mi dite il dip, ma il dip è un esercizio che va a coinvolgere anche altri muscoli in maniera pesante. Qua ci sarebbe voluto di levare il dip e mettere un French press col bilanciere dritto o angolato su panca orizzontale, in modo da sviluppare tantissimo il tricipite come forza e come intensità. Quello è l'esercizio principe per i tricipiti, che non può mai mancare in una scheda, il French press. E ti aiuta a sviluppare enormemente forza e massa. Sappiamo, ragazzi, chi mi segue, che il tricipite sono i due terzi del braccio. Se tu non l'alleni, come fai? Come fai? Poi c'è il... gli addominali col crunch al macchinario, buono, va bene per finire gli addominali. E poi c'è l'ellittica. Ragazzi, fare l'ellittica a fine allenamento, come dice lui, 5 minuti... secondo me è uno spreco, perché tu dopo che hai finito a fare l'allenamento hai fatto il cardio all'inizio, hai fatto il cardio alla fine. Cioè, per chi è un hard gainer e non cresce molto velocemente di massa, lo vai a bruciare in questo modo. E poi troppo cardio, troppo. Il cardio si fa all'inizio, quando hai finito l'allenamento i muscoli sono gonfi, è controproducente fare di nuovo il cardio. Passiamo alla seconda scheda, ragazzi, e si parte con l'ellittica. L'ellittica all'inizio è molto buona, perché con l'ellittica voi scaldate tutto il corpo in quanto allenate le braccia, le spalle, la schiena, i dorsali, le gambe. Quindi sicuramente molto buono, 5 minuti d'ellittica, sono d'accordo. Leg press matrix. Ma ragazzi, come si fa a mettere la leg press prima del leg extension? È una follia. Cioè, il leg press è già un esercizio molto articolato per le gambe, che va a stressare molto le gambe, i glutei, i bicipiti femorali. Si fa il leg extension prima del leg press, proprio perché il leg extension è un esercizio dove stai seduto, coinvolgi solo la gamba in sé, il quadricipite in sé, e lo fai scaldare. Quindi si parte con un leg extension, da quello che faccio io, a scalare piramidale. Faccio la prima serie molto leggera, poi inizio a caricare, faccio 10, 8, 6... di leg extension, e in questo modo la gamba è bella calda e posso passare agli altri esercizi per i quadricipiti. Lui invece fa partire con il leg press, che è un esercizio che si fa dopo. Si fa dopo perché non sei pronto dopo 5 minuti dell'ittica a spingere. Anche perché poi leg press inizi subito a spingere forte. 10, 8, 6, che è anche un range di ripetizioni buono, ma lo devi invertire. Devi fare leg press prima, leg extension prima e leg press dopo. Non mette lo squat, e questo è un grave errore, ragazzi. Lo squat si fa da subito, perché per quanto tu lo possa fare comunque in maniera molto leggera, lo squat è l'esercizio principe per le gambe. Lo devi fare subito, per l'equilibrio, per le gambe, per i glutei, per tutto il blocco inferiore del corpo, e ti inizia a abituare al movimento. Non farlo all'inizio significa far perdere altro tempo all'atleta, poi glielo rimetti dopo, che è inutile, perché dopo devi subito ricominciare con lo squat, con le ripetizioni dello squat. Fagli imparare il movimento appena entri in palestra, è la cosa più importante. Anche senza peso, ragazzi. Poi le metti il leg curl, ci può stare. Sì, il leg curl dopo ci può stare, perché chiaramente vai a lavorare i bicipiti femorali. Anche se io aggiungevo al leg curl anche gli affondi, uomini e donne li facevano ed era bello tosto. La follia è mettere le spalle dopo un allenamento molto evasivo per le gambe. Innanzitutto qua ci vanno messi i polpacci, perché i polpacci devono essere allenati da subito.
Mi fa ridere come lui mette shoulder press, quindi diciamo il military press al macchinario alla fine. Ed è vergognoso perché tu, dopo che hai pompato il sangue nelle gambe, vai a rifare la parte superiore del corpo. È un controsenso incredibile. E successivamente anche le alzate laterali 3x10. Punto primo, shoulder press, alzate laterali vanno messi in allenamento a parte. Vanno bene le ripetizioni che lui ha messo nello shoulder press se fosse un'altra scheda, alzate laterali 3x10. Se tu fai fare piramidale lo shoulder press, fa fare piramidale pure le alzate laterali. Che senso ha poi prendere e mettere 3x10? Non ho capito. E finisce con vigor, cioè praticamente gli addominali. Sì, va bene, ma 3x max senza neanche dare un'indicazione. No, ragazzi, già questa è una scheda per me molto sbagliata. Ultimo giorno d'allenamento, tappeto, matrix, tutto matrix qua, non si capisce perché. Comunque, tappeto, matrix, va bene, sono d'accordo. Lat machine, mi sta bene, 10-8-6, posso capire, buona, non è male come inizio allenamento per i dorsali. Rematore, qua col macchinario te lo fa vedere, a me non piace, io sono più da rematori con i manubri o col bilanciere, però ci può stare. Pulley matrix, va bene. Questa scheda già mi sta piacendo molto di più perché ha messo tre esercizi comunque buoni, perché si lavora con i dorsali in ampiezza, nella parte centrale, anche per allargarli. Il problema poi inizia. Panca squat, e va bene, per i bicipiti. Sì, è un esercizio che va a lavorare alcune porzioni del bicipite. Carro al martello, quindi praticamente per i bicipiti solo la panca squat. Fammi capire, carro al martello già vai a lavorare molto meno il bicipite, molto di più il brachiale. Cioè, non capisco perché non ci sia inserito un esercizio tipo i bicipiti col bilanciere, che sono fondamentali per la crescita dei bicipiti, con un metodo piramidale. Poi carro a martello 3x10 quando tu la scotta l'hai fatta piramidale, idem i dorsali, la latte la fai 3x10 8-6, poi di là fai 3x10 il rematore, rifai 3x10 il pull. Cioè, non ha senso, ragazzi. O fai un metodo piramidale o fai un metodo standard. Quindi bicipiti lavorati malissimo. E poi si fa l'hypertension, quindi tu praticamente passi dai dorsali ai bicipiti, ritorni ai dorsali. L'hypertension, che come principianti va bene, ma io lo metterei a inizio allenamento, proprio per far scaldare la parte della schiena e soprattutto della bassa schiena, che è quella che viene sollecitata di più, ma metterei poi dopo, ci vogliono i mezzi stacchi. Qua mancano esercizi per i bicipiti, esercizi per i dorsali. E l'esercizio per i dorsali, che è l'hypertension, viene messo in un punto della scheda inutile. Si finisce con la cicletta, altro controsenso, cardio all'inizio, cardio alla fine, a meno che non devi perdere i chili, è un controsenso. Quindi, le mie schede le trovate sul canale per rendervi conto qual è il mio metodo, andate un po' a dare uno sguardo, prendete ispirazione se vi serve, e che dire, ragazzi, ognuno poi fa quello che gli pare, a me una scheda del genere non mi piace per niente, pochi esercizi e fatti anche male. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video. Whoa!